parlammo con Antonio Bassolino alla vigilia, possiamo ormai definirci alla vigilia delle elezioni comunali amministrative di maggio, che ci saranno probabilmente a maggio. Impazza il Totonomi, ovviamente, come sempre accade, sappiamo che si candiderà Di Magistris, sappiamo che si candiderà Lettieri e ovviamente il candidato dei 5 Stelle arriverà all'ultimo momento dopo le verifiche che fanno via web. E il Partito Democratico deve scegliere, o ha già scelto? Deve scegliere e io mi auguro che scelga attraverso le primarie, perché in questo modo si fa una cosa utile a Napoli, perché la città con le primarie del PD e di forze alleate può in questo modo scegliersi non soltanto il sindaco a maggio, ma i cittadini napoletani possono scegliere anche il candidato di uno schieramento democratico molto largo che ambisce a fare sindaco. E quindi il candidato alle primarie. Ma adesso la cosa, io ho fatto una battaglia in questi mesi, sono quello che ha spinto più di tutti perché le primarie si facessero. Dico si facessero perché secondo me si è perso già del tempo prezioso. Bisognava averlo stabilito già mesi fa perché gli altri stanno tutti in campagna elettorale. Domani si unisce la direzione del PD. Io mi auguro che si fissi la data del 7 di febbraio in maniera tale che si possano svolgere assieme a Milano e a Roma, o altrimenti una qualunque altra data anche prima se si ritiene, ma le primarie sono indispensabili al PD per combattere e arrivare al ballottaggio. Senza le primarie, secondo me, il PD resta ai nastri di partenza, non comincia neppure a stare in partita. Cioè, praticamente lei sta dicendo, se dovesse essere calato un candidato non dalle primarie ma dalla segreteria nazionale, avrebbe difficoltà ad arrivare al ballottaggio. Bassolino è un nome che non può passare inosservato, poi ha detto che sindaco di poco dà, è stato rieletto dopo 14 anni, e come tempi stiamo lì. Io penso che qualunque candidato in questo momento debba passare attraverso le primarie, qualunque nome e cognome abbia, importante, molto importante, poco conosciuto, bisogna passare attraverso le primarie. Le elezioni si fanno in due tappe, prima le primarie, il PD deve fare un bagno di modestia e di umiltà e ogni candidato deve sapere ascoltare i cittadini, le critiche, le sollecitazioni, deve imparare e dire, finita questa prima fase, le primarie, chi le vince deve avere il sostegno leale degli altri candidati, di tutto il partito. La coalizione. E così poi comincia la scalata, perché le elezioni per tutti i candidati, secondo me, sono in salita. Sono in salita per De Magistris, perché un sindaco che si ricandida dovrebbe essere rieletto al primo turno. Si è fatto bene. E lei sa qualcosa? Sì, e secondo me questo è impossibile per De Magistris che venga rieletto al primo turno. Quindi lui è in salita. È in salita il centrodestra, perché Berlusconi non c'ha più la forza di una volta. È in salita il Movimento 5 Stelle, che pure è forte in città, è il primo partito, se non sceglie un candidato che può vincere. È in salita il PD, anzi, io parlo in modo schietto, il PD è ancora più in salita perché in questi ultimi mesi avrebbe dovuto avere un rapporto largo con la città che invece non c'è stato. Ecco perché io penso che le primarie sono indispensabili. Parliamo di Napoli. Napoli viene da 5 anni di De Magistris, ha raccolto un'eredità pesante. Tante cose erano state promesse e tanti impegni non sono stati mantenuti. Ecco, come la trova Napoli? Che cosa si deve fare per cercare? Ecco, se lei, mettiamo per ipotesi, dovesse fare un programma come candidato sindaco, diciamo, quali sarebbero i punti principali che lei offre alla città, agli elettori napoletani? Sì, innanzitutto penso che chiunque si candida e viene eletto trovo una eredità difficile o che è pesante, è sempre stato così.
Io quando fui eletto sindaco nel 1993 ho trovato non una situazione difficile, ma un comune in dissesto. Un dissesto economico. E poi anche la città era in dissesto morale. Ma io non ho più parlato dal 5 dicembre 1993 in poi di quello che ho trovato. Perché nessun medico ordina a uno di candidarsi. Chi si candida sa di andare, e poi siamo a Napoli, non a Stoccolma. E quindi chi si candida a Napoli a fare il sindaco sa di avere a che fare con una realtà molto dura e dunque ha secondo me soprattutto un dovere, rimboccarsi le maniche e guardare avanti. Questo sempre. E ora che andiamo al voto, come sempre con l'elezione diretta da parte dei cittadini, vale per il sindaco e vale per il presidente di regione, i cittadini votano innanzitutto sul sindaco uscente o sul presidente uscente e poi votano sugli sfidanti. Se i cittadini sono soddisfatti di De Magistris, che ha governato a maggio per 5 anni, secondo me non ci sarebbe partito. Ma la situazione non è questa. E dunque i cittadini voteranno su De Magistris e io penso che tanti napoletani esprimeranno un giudizio critico, io uso sempre un linguaggio istituzionale, e poi si esprimeranno anche su quelli che saranno di sfidanti. E io considero la partita del tutto aperta, considero molto aperto anche il nodo. Sono 4 forze in campo: De Magistris, 5 Stelle, centrodestra, centrosinistra, e da vedere anche di queste 4 forze le 2 che andranno al ballottaggio. Perché mentre alle regionali di pochi mesi fa si combatteva tra 2, centrosinistra e centrodestra, Di Luca e Caldoro, e senza ballottaggio a un solo turno, ora si combatte a 4 e bisogna andare al ballottaggio, e al ballottaggio andranno 2 di questi 4, e secondo me, mentre stiamo parlando io e lei, nessuno è in grado di prevedere i 2 partiti, le 2 forze su queste 4 che andranno al ballottaggio. La partita è tutta da giocare. Un'ultima domanda, ma lei sta notando che c'è molto, diciamo, trasporto sul nome di Antonio Bassolino? Io sono una persona schietta e ho anche attraversato momenti difficili e dunque so bene che in città vi sono molti che spingono nei miei confronti in questo momento e vi sono anche zone di ostilità nei miei confronti. Per questo io ho voluto ascoltare, sto ascoltando. E francamente, se io avessi visto nei mesi scorsi, se il PD avesse messo in campo una forza rispetto alla quale io avessi potuto dire dentro me stesso, ecco, può farcela, non ci sarebbe stata discussione. Questo non è stato fatto, ora vedremo le primarie. E io sono pronto lealmente ad appoggiare chi vincerà le primarie. Questo vale anche per altri. Io sto riflettendo, deciderò con la mia coscienza dopo che il Partito Democratico avrà indetto le primarie, che bisogna farle non per fare un piacere a qualcuno, come sarebbe assurdo non farle per fare dispetto a qualcuno. Le primarie servono a Napoli e poi servono al PD, dunque si facciano, ognuno deciderà e poi soprattutto vi sia una campagna elettorale civile e poi tutti quanti dopo la campagna elettorale civile di maggio, tutti quanti uniti secondo me a sostenere il sindaco eletto, perché quello deve rappresentare tutti i cittadini. Ringraziamo l'onorevole Antonio Bassolino. Grazie a voi. E diamoci appuntamento alle primarie. Grazie. Grazie a voi.